Oggi andiamo invece a cambiare le corde della mia chitarra classica. Momentaneamente sono in questo stato. Le prime tre non sono neanche messe così male. Le seconde tre, invece, quarta, quinta e sesta, abbastanza male. La quinta in particolare è terribile. Ho montato le Savarez per quanto riguarda le prime tre corde, che sono una marca ottima secondo me. La quarta e la sesta sono delle D'Addario, marca con cui sinceramente non mi trovo bene, e la quinta invece è una sottomarca di cui non ricordo neanche il nome, ma veramente pessima. Non voglio neanche dire il nome perché veramente non merita di essere pubblicizzata. Adesso andiamo a vedere le corde nuove e poi cerchiamo di fare un check prima e dopo. Allora, le corde che andiamo a montare sono prima, seconda, terza e quinta, sempre Savarez, cambia solo la tensione dall'una e dall'altra. La quarta e la sesta invece non ho trovato Savarez, mettiamo queste Sound Station che non lo so, non mi ispirano tantissima fiducia, però meglio di queste sicuro, quindi cambiamo e poi vediamo com'è. Appena finito di rimontarle, vabbè, l'aspetto è normale che sia decisamente migliore. L'unica cosa, queste quarta e sesta non sapevo esistesse questo pirulino che si potesse agganciare così. Diciamo che quinta, terza, seconda e prima, che sono Savarez, una sicurezza. Quarta e sesta, non mi convincono tanto. Comunque facciamo un check dei suoni. Devo dire che non sono particolarmente brillanti, mi aspettavo qualcosina in più. Comunque, l'aspetto ci sta, mi sento di dire che hanno la sufficienza, vedremo alla distanza come vanno. Non contentissimo.